Av Radio Asbury, guida ragionata e ragionevole ai film in uscita. Ciao, quello che stai ascoltando è I Love Radio Asbury, il podcast di Asbury Movies, un programma che risponde alla domanda: che film vado a vedere al cinema? Nei prossimi minuti ti presenteremo i film in uscita e in chiusura ci sarà spazio anche per i nostri colpi di fulmine. Cominciamo! Sarei dovuto morire anni fa. Persone in tutto il mondo hanno la mia malattia. Sono qui per trovare una cura. Dobbiamo superare i limiti, prenderci dei rischi. Se vuoi scappare, fallo adesso. Se non ne hai ancora abbastanza di cinecomics, in sala arriva Morbius di Daniel Espinosa, storia del dottor Michael Morbius. Dottor Michael Morbius, lei è scomparso per 2 mesi. Poi è stato trovato su una nave cargo arenata al largo di Long Island. Faces look ugly when you're alone. Che cosa si è fatto, dottore? Dopo i 2 episodi di Venom, la Sony continua a portare avanti con Morbius il suo universo condiviso dei nemici di Spider-Man. Il film, con un vampiresco Jared Leto, si giova di una discreta regia, ma resta narrativamente troppo semplice, scontando anche la presenza di un villain debole e poco definito. Sì! Ti vergogni? Nessuno si aspettava che potesse vincere l'Oscar come miglior film. Invece, I segni del cuore, CODA, acronimo di Children of Deaf Adults, è riuscito nell'impresa e si conquista l'uscita al cinema dopo la prima presentazione su Sky e Apple TV. Ruby vive in una famiglia di sordomuti, ma il suo sogno è quello di poter cantare. Prova allora a entrare in una prestigiosa scuola di musica, forzando timidezze e paure. Interessante. Cosa farai l'anno prossimo? Lavorerò per mio padre. Il film di Sean Heder è un riuscito remake del film francese La famiglia Bélier, che si giova di un approccio al suo tema decisamente più centrato rispetto al suo modello, sfruttandone in modo intelligente premesse e potenzialità. Ehi, tu! Vieni un po' qui! Oh, lo so cosa c'è! Hai paura, perché io sono il lupo cattivo! Il cattivo di tutte le storie! E questa è la crew. Mr. Antola, Mr. Shark, Mr. Piranha, Mr. Snake. Ditemi copy. 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 Siamo i troppo cattivi. Chi sono i troppo cattivi del film d'animazione di Pierre Perifel? Sono un gruppo di animali criminali che dovrà, suo malgrado, passare al lato luminoso della forza. La nuova animazione della DreamWorks riporta lo spettatore verso un'interpretazione estetica e narrativa tradizionale. La sua semplicità tecnica, infatti, viaggia di pari passo con quella narrativa, volta a creare un progetto ludico e di piacevole intrattenimento. A 7 anni dal suo ultimo lavoro, Jean-Jacques Annaud dirige Notre Dame in fiamme, un disaster movie di notevole fattura che ricostruisce un dramma ben vivo nella memoria collettiva, con piglio insieme spettacolare e rigoroso. Un racconto corale e un tributo a chi intervenne, in cui il vero protagonista è la cattedrale, corpo ferito ma vivo malgrado tutto. Vuol dire disastro annunciato. Dicono che da ora si potrà viaggiare nel tempo. Non che muoia dalla voglia di conoscere il futuro. Io preferisco il qui e ora. È possibile quanto tornare indietro nel tempo? Noomi Rapace è la protagonista di Lamb, un folk horror ambientato tra i monti islandesi dove una donna si trova a fare da madre a una strana creatura. L'opera prima di Valdimar Johansson ha atmosfere rarefatte, piene di suggestione, e riflette in modo originale sui temi del lutto e della genitorialità, provocatorio e interessante. Con questo torneo ci giochiamo il futuro del ragazzo. Marcello! Isabella carissima! Per prendere parte al raduno, un modo ci sarebbe, ma ci sta un costo. Senti, Vittorio, a me mi servirebbe un anticipo questo mese. Mancino naturale di Salvatore Allocca è la storia di una donna interpretata da Claudia Gerini che, dopo la morte del marito, si ritrova a crescere da sola un figlio, grande talento calcistico. Ottima performance di Claudia Gerini, a lei spetta il compito di reggere sulle sue spalle quasi l'intero lavoro. La sua Isabella è una donna umana, non priva di macchia, ma indubbiamente di buon cuore.
c'è nato così. Non fai dato mai lo stesso. Non intendi nulla. Dopo l'ottimo esordio in sala, in Sardegna, Il muto di Gallura esce ora in tutta Italia. Il film di Matteo Fresi è ambientato verso la metà dell'Ottocento e racconta una sanguinosa faida tra due famiglie del posto, segnata dalla presenza di un giovane muto, e per questo emarginato, che si riscatta grazie alla sua mira infallibile. Una vicenda amara sullo sfondo di una Sardegna ancestrale e patriarcale, in un film che è un'efficace riproposta di una vita fragile, quella di Bastiano Tansu, divenuta leggenda. Se sciocabgi ton salu. La scuola di Lunana non è la più isolata del Bhutan, ma dell'intero pianeta. Il nostro paese garantisce il diritto all'istruzione di ogni singolo bambino e alla scuola di Lunana serve un maestro. Io non voglio fare il maestro a vita, è chiaro o no? Nominato agli Oscar come miglior film straniero, il sorprendente Lunana, il villaggio alla fine del mondo di Pawo Chonin Dorji, racconta la vera storia di un giovane insegnante del Bhutan moderno, finito a lavorare in un luogo sperduto. Distribuito 3 anni dopo la sua uscita originaria, questa opera è un prezioso frammento di una cinematografia stimolante che liricizza in modo quasi invisibile una storia semplice all'insegna di una spontaneità che non diventa mai retorica. Sono usciti al cinema anche Dio è in pausa pranzo, commedia surreale di Michele Coppini, e Po, documentario diretto da Andrea Segre, che racconta la tragedia del Polesine. Mentre saranno in sala da domani Un altro mondo, dramma con Vincent Lindon, e il doc L'onda lunga, storia straordinaria di un'associazione di Francesco Ranieri Martinotti sui 70 anni dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici. E ora i colpi di fulmine di I Love Radio Asbury. Sì? Conosci il parco giochi fuori città? Sì. Ci andiamo un giorno? Poi vediamo. Full Time al 100% di Eric Gravel ha colpito pubblico e critica. La protagonista si chiama Julie, ha 2 figli, un lavoro stressante e una vita sempre di corsa. Per Asbury Movies lo ha visto Marina Pavido. Il mio consiglio della settimana è Full Time al 100%, che è diretto da Eric Gravel ed è già stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. Full Time racconta la storia di una madre che è separata e ha 2 figli piccoli, vive in un piccolo paese alla periferia di Parigi e ogni giorno deve appunto recarsi a Parigi al fine di lavorare in un albergo. Nel frattempo sta cercando di cambiare lavoro, ma c'è anche uno sciopero dei mezzi in atto, quindi Full Time è una corsa continua contro il tempo. È un film adrenalinico, è molto interessante anche come è stato girato a tal proposito, con camera a spalla, un montaggio al cardiopalma, e soprattutto particolarmente degna di nota è la protagonista Lorca Lamy, qui si può dire quasi in una delle sue performance della vita. La speranza più grande che un uomo possa avere è lasciarsi dietro qualcosa di bello che abbia fatto lui. Una vita in fuga, diretto e interpretato da Sean Penn, racconta la vera storia di una ragazza che deve fare i conti con una figura paterna ingombrante eppure amatissima. Per Asbury Movies lo ha visto Tiziana Morganti. Questa settimana vi consiglio di non perdere il film Una vita in fuga. Si tratta di una pellicola che è stata presentata all'ultima edizione del Festival di Cannes in concorso ed è diretta e interpretata da Sean Penn. L'attore e regista in questo caso poi condivide il set per la prima volta, e qui anche lo schermo, con la figlia Dylan. Ma perché andare a vedere proprio questo film? Perché al di là del fatto di cronaca che racconta, ossia quella della vicenda del rapinatore John Vogel e di sua figlia, che poi nel corso degli anni racconterà appunto la loro storia in un libro di grande successo, il film ha il pregio di mettere in evidenza soprattutto, diciamo, la nota drammatica ed emozionale del rapporto che si crea tra padre e figlia, quella connessione così intima ed emotiva che è capace di andare anche oltre ogni possibile delusione vissuta. Perché al di là di tutto, a conti fatti, per una donna essenzialmente non esiste un rapporto più condizionante e determinante di quello con il proprio padre, anche e soprattutto se si cerca senza magari riuscirci fino in fondo a salvarlo da se stesso. In qualche modo quindi il film, diciamo, parla un po' di tutte noi che a livelli diversi abbiamo stretto un rapporto così intenso e profondo con la figura genitoriale del padre, che è sicuramente il primo e più grande amore nella vita di ogni donna.
Grazie per averci ascoltato. I Love Radio Asbury torna giovedì prossimo. Seguici su Spotify e su tutte le principali piattaforme. Il tuo parere per noi è fondamentale. Aiutaci a crescere lasciando un commento all'episodio o una recensione. E leggici su www.asburymovies.it.